156esimo anniversario della sua morte, avviene quest'anno un clima di prudenza, ma anche vagamente di speranza per Torino e per il Piemonte. Ne sono testimonianza sul piano culturale lo straordinario successo del Salone del Libro. È stato un momento di orgoglio torinese e piemontese. Anche per quanto riguarda la nostra fondazione, sento di poter esprimere un prudente ottimismo, perché in pochi mesi abbiamo ospitato due grandi esponenti e interpreti dell'eccellenza italiana. Il 23 gennaio di quest'anno, il professor Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea. Oggi, il professor Carlo Ossola, professore a Parigi, al Collegio di Francia, altrettanto. Sono lieto inoltre di annunciare che alla fine di questo mese il gruppo piemontese dei Cavalieri del Lavoro, che rappresenta la imprenditoria industriale, agricola e finanziaria del Piemonte, trasferirà la sua sede in questo complesso. Infine, da breve dovrebbe iniziare, dico dovrebbero perché non so mai esattamente i tempi e le ore. Dovrebbero iniziare i lavori per la trasformazione del castello di Cavour in museo. Questi lavori dovrebbero terminare nella seconda metà dell'anno 2018. Io vi do appuntamento già a tutti quando verrà il Presidente della Repubblica Italiana a inaugurare il museo Cavour. Per quanto riguarda la città di Torino,
era annunciata la visita del sindaco, la quale, come molti altri esponenti della città, sono oggi riuniti per un comitato di emergenza in relazione a fatti molto gravi che sono successi sabato scorso, molto gravi. Però esso ha delegato a rappresentare l'assessore Maria La Pietra, che è qui. Il tema di oggi è una figura singolare. Non so se sono rimaste sui vostri tavoli, sui vostri sedi, oppure sono scomparse due foglietti che io vado a preparare, perché la storia e la biografia di Francesco De Santis. Francesco De Santis è un personaggio importante nella storia del Risorgimento e viene dalla Campania, arriva a Torino. Ai tanti esuli che arrivano, cioè, c'è un dato che io non l'ho scritto lì, ma fate dirlo, c'è un dato che dà un'idea di come sia stato grande il piccolo stato piemontese. Dal 1848 al 50-51 arrivarono a Torino, non so se c'era il professor De Forest che ha scritto un libro su questo argomento, non lo vedo. C'è, ecco, io qualche anno fa i Cavalieri del Muro del Piemonte, su mia proposta, incaricato dal professor De Forest di scrivere un libro sugli esuli che arrivarono a Torino dopo gli anni. Fa impressione di numero, no? Circa 30.000, così il professor 30.000 persone. Torino ospitò 30.000 persone. A questo punto credo che sia un mio dovere dare la parola al sindaco di Santi, che qui con noi oggi, sarebbe assurdo per presentarsi il sindaco di Santi, perché voi conoscete che per me la gran parte di quelli che sono qui li conosco a memoria, cioè, la parola al sindaco di Santi. Buonasera a tutti. Un benvenuto e un saluto innanzitutto ai cittadini presenti, santenesi e non santenesi. Un saluto e un benvenuto alle moltissime associazioni santenesi presenti, con i loro labari, e in particolare un saluto caloroso, non me ne vogliate, ma va all'associazione Amici della Fondazione Cavour, che oltre ad essere l'anima organizzatrice da molti anni insieme alla Fondazione di questo evento del 6 giugno e del premio Bocchierini di Cavour del 20 settembre, continua con i suoi volontari a conservare vivo e vitale questo complesso cavuriano, mantenendolo aperto alle visite, sempre a costo zero. Grazie associazione a nome di tutta la città di Santena. Un saluto e un benvenuto alla Fondazione Cavour, naturalmente nella persona del dottor Nesi, del suo presidente, che da sempre è coadiuvato dal CDA, dal Consiglio di Amministrazione presente qui, e dall'Assemblea dei Soci Fondatori, continua questa opera di profonda ristrutturazione del complesso cavoriano, con l'obiettivo di consegnare, come diceva prima il dottor Nesi, allo Stato italiano, al Presidente della Repubblica, fra un anno, questo gioiello, un sito degno del padre della patria, di uno dei padri della patria, forse il più importante. Un saluto va alle autorità militari presenti e in particolare ai carabinieri di Chieri, rappresentati dal capitano Luigi Di Porto. Un saluto e benvenuto a tutte le altre autorità civili presenti, alla dirigenza scolastica qui presente, che sono anche la sua presenza naturalmente, e agli amministratori di questa città presenti, tutto il Consiglio Comunale. E poi un saluto e un benvenuto all'assessore della città di Torino, Maria La Pietra, che sostituisce il sindaco di Torino, Chiara Pendino, che, caro assessore, rappresenta la città di Torino, la proprietà di questo straordinario complesso.
Un saluto perché per noi è importante che la città di Torino sia sempre più consapevole del valore storico, culturale e turistico di questa struttura, che è sua e che è gestita da oltre 50 anni dalla Fondazione Cavour, ma che è della città di Torino. Struttura in cui regione, la città stessa, la regione e lo Stato hanno investito e stanno investendo moltissime risorse economiche per farne il più importante museo multimediale cavuriano d'Italia. Quindi, cara collega assessore, mi rivolgo tu a te come si fa fra amministratori, come mi rivolgerei alla sindaca Chiara Pendino. E ti invito a considerare e a sostenere in maniera importante la gestione futura di questo complesso, che la Fondazione appunto gestisce da oltre 50 anni e che, se la città di Torino lo vorrà, potrà rappresentare un ponte culturale straordinario tra Torino, il Roero e la Langa, collocato com'è al centro di un territorio ben più ampio di questo comune, il territorio chierese carmagnolese, ricchissimo di storia, tradizioni ed enogastronomia, pronto a decollare come polo turistico a sud di Torino. Potremmo farlo insieme se la città di Torino lo vorrà e se lo sosterrà. Potremmo farlo insieme ai molti sindaci presenti, che ringrazio per la costante partecipazione e che ci danno forza ad andare avanti, che rappresentano questo territorio, questa area omogenea, e sono tanti: Andezeno, Cambiano, Chieri, Grinzale Cavour, Pecetto, Pino Torinese, Poirino, Riva presso Chieri, Sciolze, Trofarello, Villa Stellone, Marentino, Montaldo, e spero di non dimenticarne nessuno. Ecco, vi ringrazio perché ci siete sempre, ci siete stati il 17 marzo, ci siete oggi, ci siete il 20 settembre, ci siete stati per Draghi naturalmente, e rappresentate questo territorio, questa area omogenea, consapevoli ognuno delle proprie risorse e che da anni ormai lavorano come un solo uomo per questo obiettivo comune, essere un territorio che attrae e che vale la pena di visitare e di conoscere. E poi naturalmente un saluto caloroso, un benvenuto particolare vanno naturalmente al professor Carlo Ossola, che ci onora con la sua presenza e che è stato fortemente voluto per questo appuntamento annuale con la memoria e con il pensiero cavuriano. Caro professore, non è mio compito elencare i suoi prestigiosi traguardi letterari, ben noti comunque a tutti, in cui la ricerca filologica è sapientemente intrecciata alla storia delle idee. Ma oltre ai suoi saggi, in qualità di sindaco, mi ha particolarmente colpito la sua estrema sensibilità verso il sociale, caro professore, maturata anche per anni nelle banlieue di Parigi. In questa sua crescita all'estero, riportandone in Italia esperienza e spunti di miglioramento, ho ritrovato un po' dello spirito europeista del conte Camillo Benso di Cavour. In una sua intervista, professore, dello scorso anno, lei parla della povertà che esiste a Torino, di quella della mancanza, cioè di quelli che non hanno e vanno a bussare agli uffici comunali, ma anche di quelli che si vergognano di dire che non hanno, quelli che nel Settecento si chiamava la povertà vergognosa, e che rinunciano anche all'essenziale, comprese le cure mediche. E poi della povertà di esclusione, quella che invano attende che venga riconosciuto a ciascuno la dignità di uomo, e richiama le istituzioni a concentrarsi e trasferire più risorse sui bisogni primari, invitandole a porre in secondo piano, lei disse lo scorso anno, la politica dell'effimero, spesso inutile e stucchevole. In questo suo discorso, professore, lei ci richiama, richiama noi amministratori, anche al significato della parola cultura, che in latino, lei ci ricorda, significa coltivare, e che secondo lei si traducono anche in scuola, dopo scuola, libri gratis, mense, meno spettacoli. Un desiderio, un invito, insomma, a una maggiore sobrietà. Un discorso che ci accomuna, caro professore, e che lei e che la avvicina a moltissimo ai sindaci, che ogni giorno sono sulle barricate di queste nuove povertà. Grazie e benvenuto a Sant'Anna, caro professore. Ascolteremo con viva attenzione le sue parole.
benvenuto al professor Ossola. Do il benvenuto a tutti i presenti a nome dell'Associazione Amici della Fondazione Cavour. Il 19 maggio 1996 alcuni giornali portavano il titolo "Il castello Cavour riapre i battenti". Era una domenica, quella domenica per la prima volta i volontari della nostra neonata associazione accompagnavano i visitatori in un breve percorso guidato. La nostra associazione quindi è nata 21 anni fa. È nata, si può dire, da un moto d'orgoglio di alcuni santenesi che non potevano più tollerare che restasse rinchiuso in questo castello tutto il patrimonio storico e anche il patrimonio artistico. Si può dire che in questi 21 anni di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, ci sono stati tanti cambiamenti. Oggi la nostra associazione è una grande associazione, oggi contiamo oltre 250 iscritti, non tutti santenesi, molti distribuiti in varie località, in varie regioni d'Italia. Tuttavia, nonostante tutti i cambiamenti che ci sono stati, una cosa non è cambiata. Lo scopo principale della nostra associazione resta sempre lo stesso: valorizzare questo complesso cavuriano attraverso le visite guidate, ma anche organizzando manifestazioni come questa per ricordare la memoria dell'opera di Camillo Cavour. E questa è l'unica cerimonia che si svolge per ricordare Camillo Cavour a livello nazionale. Mantenere viva la memoria di Camillo Cavour non è una cosa facile. Camillo Cavour non è mai stato popolare come è stato Garibaldi. Camillo Cavour non era neppure così amato dai suoi contemporanei, possiamo dire che era un uomo più ammirato piuttosto che uomo amato. Qualche tempo fa il dottor Nesi ricordava che in Italia ci sono pochissime scuole intitolate a Camillo Cavour e ci sono anche pochi suoi monumenti, ce ne sono 7 in tutto. E Roma sono tutti collocati nel centro nord della nostra penisola. Ecco, la cosa più grave però è che mi pare che oggi prenda piede una forma di revisionismo che tende a distorcere la storia delle nostre origini, che tende a cancellare o a sminuire gli ideali del Risorgimento. Secondo me c'è il rischio che le nuove generazioni che già studiano il Risorgimento, lasciatemi dire un po' en passant, quindi c'è il rischio che le nuove generazioni dimentichino il sangue, le lacrime che sono state versate durante il Risorgimento in tutta la penisola italiana, dal nord al sud. Oggi la parola unica non ha sicuramente lo stesso significato che aveva 150 anni fa, 200 anni fa, per i nostri connazionali. Oggi noi siamo abituati a vivere in una nazione unita, a chi piace di più, a chi piace di meno, ma è una nazione unita da 150 anni. I nostri antenati dell'Ottocento davano alla parola unità tutto un altro significato. Se pensiamo che l'unità territoriale, l'unità politica all'epoca mancava in Italia da più di 1300 anni, mancava precisamente dal 568 d.C., in pratica da quando sono arrivati i Longobardi e i Bizantini. Mi rifaccio al mese di marzo di quest'anno. L'amministrazione di Lenola, che è un piccolo paesino del Lazio, in provincia di Latina,
ha deliberato di trasformare la centrale piazza Cavour in piazza Pietro Ingrao, uomo politico a cui l'Enola ha dato i natali, proviamo così se va meglio, grazie, a cui l'Enola ha dato i natali, Pietro Ingrao che è mancato nel 2015. Allora, questa delibera ha subito provocato un'accesa polemica tra l'enolesi favorevoli e l'enolesi contrari. Ma attenzione, la polemica trae origine da divergenze ideologiche. Non si è levata nessuna voce per contestare il fatto di cancellare il nome di Camillo Cavour. Si discute se sia il caso o no di intitolare la piazza a Pietro Ingrao, uomo politico che per 40 anni è stato deputato del Partito Comunista Italiano, esponente, se vogliamo, della sinistra del Partito Comunista Italiano. Ma a favore di Camillo Cavour nessuno ha alzato la voce. Solo una voce si è sollevata, ed è la nostra, quella della nostra associazione. Noi abbiamo scritto al sindaco di Lenola pregandolo di tornare sulla sua decisione per non cancellare una pagina importante della storia patria. Siamo convinti tra l'altro che lo stesso Ingrao sarebbe sulla nostra posizione. Suo nonno è stato un seguace di Garibaldi. Ecco, ora non sappiamo come andrà a finire questa vicenda. Speriamo che i lenolesi trovino qualche altra strada, qualche altra piazza o comunque qualche altro modo per onorare questo loro illustre concittadino. Ora voi direte, ma Lenola conta poco, è una piccola cittadina, ha poco più di 4.000 abitanti. Bene, 15 giorni fa mi trovavo a Napoli insieme ad altri santenesi qui della locale sede dell'Uni3. Eravamo in visita alla città, guidati da una bravissima guida. Ora, quando siamo arrivati in piazza Cavour, la guida ci comunica che un comitato cittadino ha fatto richiesta all'amministrazione di trasformare piazza Cavour in piazza Totò. Ora, con tutto il rispetto e tutta l'ammirazione che posso avere per Totò, anche in questo caso mi chiedo, possibile che in tutta Napoli non ci sia un'altra piazza, non ci sia un'altra strada? Presidente, faccia qualcosa anche lei appena torna a Napoli, eh? Possibile che non ci sia un'altra strada, un'altra piazza da dedicare a Totò? Ora, secondo me, la scelta di cancellare proprio il nome di Camillo Cavour dalla toponomastica napoletana la dice lunga. Secondo me vuol dire che lì si pensa che Cavour abbia poca rilevanza storica, poca rilevanza politica e soprattutto che non sia degno di essere ricordato dalla città. Non conosco quale sia la posizione dell'amministrazione comunale, non lo so questo, ma so per certo che questa proposta ha avuto un largo consenso, tanto che la nostra stessa guida, che era una persona colta, una persona con una grande esperienza sul campo, non faceva mistero delle sue simpatie filo-borboniche e anzi dimostrava una certa insofferenza quando parlava dei temi del Risorgimento e dell'Unità d'Italia. Ora, quando parlo di revisionismo, è proprio questo che intendo. Il tentativo, dopo 150 anni, di distorcere la realtà storica. Il tentativo di trasformare il Risorgimento in un fenomeno circoscritto che ha coinvolto una piccola elite di persone. Il tentativo di trasformare l'unificazione in un sopruso imposto a chi viveva in uno Stato felice preunitario. Invece noi sappiamo che in oltre 40 anni il Risorgimento è costato la vita di migliaia di giovani eroi di ogni regione d'Italia, vittime della guerra, vittime delle insurrezioni, vittime delle repressioni, ed è costato la sofferenza anche di molte donne. Sono state chiamate le eroine invisibili del Risorgimento. Secondo me, una nazione che non onora o peggio rinnega i propri eroi è una nazione fragile,
è una nazione vile. Per non dimenticare, proprio per non dimenticare, la nostra associazione e la Fondazione Cavour cercano in ogni modo qui in questo luogo di mantenere viva la memoria dei valori del Risorgimento. Noi lo facciamo attraverso i volontari con le visite guidate. Purtroppo però devo dire che i nostri visitatori sono troppo pochi. Ecco quindi che mi unisco all'invito del nostro sindaco Ugo Baldi, ecco qui bisogna che ci mettiamo tutti insieme. Città di Torino, Regione, istituzioni pubbliche e private, Fondazione Cavour, volontari dell'associazione, insomma forse tutti insieme riusciamo a trovare il modo di far conoscere questo luogo al grande pubblico, di moltiplicare i visitatori di questo castello. Se ognuno di noi farà la sua parte, probabilmente ci sarà un futuro migliore per questo luogo che di sicuro racchiude la storia del nostro passato. Consentitemi solo una piccola comunicazione prima di chiudere. Abbiamo parlato del castello Cavour, futuro memoriale Cavour, ma il complesso cavuriano è costituito anche da un patrimonio botanico importante, il nostro parco, il Parco Cavour, che è un piccolo gioiello, che è un vero e proprio museo a cielo aperto. Ora, proprio per valorizzare questo patrimonio, noi abbiamo pubblicato un piccolo libro sugli alberi del Parco Cavour di Santena e voglio dire a chi fosse interessato che questa sera questo libro sarà disponibile qui presso il nostro bookshop e poi a partire da domenica prossima, tutte le domeniche, lo troverete presso la biglietteria del castello. Grazie a tutti e buon proseguimento. Con molto piacere di dare proprio la parola alla signora Maria Lapietra, assessore al Comune di Torino. Buonasera a tutti, autorità, signore e signori e presidente. La ringrazio di aver usato della ragazzina, ma sono vecchia, anzi sono 20 anni quasi che lavoro come ingegnere dei trasporti e devo dire la verità a tutti, da quasi un anno che faccio la politica e non ho ancora imparato che 2 più 2 in politica non fa 4. Sono ancora ingegnere e sono ancora un po' rigida. La città di Torino è lieta di essere presente a questa cerimonia in ricordo di Camillo Benso Conte di Cavour. La sindaca è veramente dispiaciuta di non essere qui oggi, ma vi assicuro che sono successe, è stata veramente una tragedia quella degli ultimi giorni e purtroppo è ancora impegnata con le vittime perché in questi giorni sta facendo il giro negli ospedali e purtroppo ci sono state anche notizie di aggravamenti dell'ultima ora e quindi non è potuta essere presente. Cavour è stato un protagonista veramente indiscusso della nostra storia, un punto fermo da cui partire, uno dei nostri padri della nostra patria. L'opera meritoria che la Fondazione svolge con passione, non solo presso questo complesso che ha tante, ma per conservare la memoria, per approfondire studi e ricerche sul Risorgimento, è di grande importanza per analizzare la storia d'Italia e più in generale la formazione dei giovani stati del XIX secolo. E questa è la ragione per cui la città di Torino è fra i soci sostenitori della Fondazione. Cavour esercitò la sua opera politica anche sugli scanni del Consiglio Comunale della nostra città, oltre che nel governo del Regno del Piemonte e poi dell'Italia in costruzione, attraversando la storia più profonda della nostra comunità nazionale e portando stimoli innovativi per la macchina pubblica con uno sguardo aperto all'economia di un paese in via di modernizzazione. In questa occasione non si può non svolgere una riflessione sull'unità d'Italia e io vi confesso davvero, anche se sono giovane, ma ogni volta che indosso la fascia tricolore o che canto l'inno d'Italia mi commuovo sempre. Tra parentesi bandiera che devo dire orgogliosamente, io sono di Reggio Emilia, è stata cucita per la prima volta a Reggio Emilia, tolto anche un po' della mia di città. Mentre la città di Torino fu scritta una delle pagine più importanti della storia moderna e contemporanea. Il 17 marzo del 1861 è la data in cui fu sancita la nascita del regno e Vittorio Emanuele II assunse il titolo del regno di Re d'Italia, culmine della stagione risorgimentale. E proprio l'architettura cavuriana illuminata, avvallata dal sostegno della Francia contro la Strasburgica, fu decisiva, ma Cavour non poté vederne i frutti. Morì, come sappiamo, pochi mesi dal raggiungimento dell'unità, il 6 giugno del 1861.
Fermarci a ragionare sul passato significa rileggere e interpretare in chiave nuova quel periodo della storia d'Italia in cui si sviluppò la caratura che ancora oggi la caratterizza. Parafrasando Massimo D'Azeglio, a Torino è stata fatta l'Italia, ora si tratta di fare gli italiani. Un messaggio che allora faceva appello a cultura, idiomi, a costumi che avrebbero dovuto trovare la giusta omogeneità e che nell'attualità di oggi è un appello alla comunità a restare unita, anche nei momenti di difficoltà. A distanza di oltre un secolo e mezzo, il cuore e lo spirito di Torino e del Piemonte non sono cambiati, anche se la fisionomia del territorio è completamente diversa. Le trasformazioni urbane, sociali ed economiche le hanno rese meno provinciali e più cosmopolita, con vocazioni industriali e culturali complementari. La sfida che ci aspetta è quella di armonizzare questo patrimonio di ricchezze con le esigenze del nostro tempo. Chiudo citando una frase di Cavour, scritta in una lettera a Teodoro di Santa Rosa, che ne esalta lo spirito di servizio. Non tengo, voi lo sapete, al potere per il potere, tengo adesso per essere in condizione di fare il bene del mio paese. Grazie di cuore a tutti. Carlo Osso non ha bisogno di presentazione, perché la sua fama ha una dimensione europea. Già professore presso l'Università di Ginevra, di Padova, di Torino, di Lugano, ora insegna a Parigi al Collegio di Francia. Onorevole Presidente, signor Sindaco, illustre autorità, gentili signore e signori, cari amici, sento la responsabilità dell'onore che mi è conferito e mi appello alla loro indulgenza per dover trattare in tempo così breve un soggetto così vasto, cioè De Sanctis tra Cavour e Marx nella lettura di Dante. Capisco bene che può apparire eteroclito e cercherò di renderne conto, e spero in consapevolezza delle distanze che ci sono tra questi nomi. Tuttavia sappiamo quanto Francesco De Sanctis, nato a Morre Irpina nel 1817, quindi siamo nel bicentenario della nascita, e morto a Napoli nel dicembre dell'83, sappiamo quanto debba a Cavour. Questo è il primo dato che riunisce i due nomi. Non solo nella vita, della vita politica, della propria carriera, ma anche in quella personale. Se gli fu a Torino dopo l'espulsione e prima anche dopo la prigionia dal Regno di Napoli, fu a Torino per 3 anni, 1853-56, svolse un'intensa attività letteraria e collaborò a vari giornali torinesi come Il Cimento, Lo Spettatore, Il Piemonte, Il Diritto, ma soprattutto iniziò a tenere conferenze e lezioni, principali delle quali quelle su Dante, che gli fecero ottenere nel 1856 una cattedra di letteratura italiana fondamentale nello spirito di allora presso il Politecnico Federale di Zurigo. Quando ritornò in Italia nel 1861 venne eletto al Parlamento nazionale e accettò il Ministero della Pubblica Istruzione nei gabinetti Cavour prima e Ricasoli poi, anche se non era esattamente nella stessa prospettiva politica, ma indicando con questo suo gesto il desiderio di unire tutte le forze liberali e democratiche. In quest'arco la presenza della famiglia Cavour fu essenziale, come egli ricorda con commozione nelle pagine iniziali del suo viaggio elettorale del 1876. Proprio nelle primissime pagine appare il ruolo, la fiducia che Cavour gli dette e che confermò appunto eleggendolo, chiamandolo al suo gabinetto nell'Italia Unita. Si potrebbe dire che il ricordo nel viaggio elettorale fosse un omaggio dovuto, ma più delicato e più importante è il
ricordo di Cavour che egli detta in una conferenza su Machiavelli tenuta a Napoli nel fine maggio e inizio giugno, anzi terminata proprio il 6 giugno 1869 nella sala del capitolo dell'ex convento di San Domenico Maggiore. Siamo nel 1869, Cavour è già venuto meno, non aveva forse tutti i doveri immediati che poteva avere quando era suo ministro. Leggo questo testo anche per consolarla della fedeltà campana alla memoria di Cavour. Qui nel nostro paese potessero, cancellerebbero tutto, non è solo il nome di Cavour. Il pregio della forma del Machiavelli sta appunto in questo afferrare l'ossatura, l'organatura del pensiero dove si ritrova l'idea madre. Per questo metodo si spiega, affermazione forte, perché Voltaire sia superiore a Rousseau, come Machiavelli è superiore di tanto a Guicciardini e ai tempi nostri Cavour ha avuto tanta potenza intellettuale da superare tutti i suoi emuli e contemporanei. Era la forza generativa che primeggiava in lui. E poi una stoccata dura per far capire a chi si rivolgeva: prendete invece Gioberti. E cosa manca a quest'uomo che si ravvisa anche attraverso la sua magniloquenza? Egli si distrae quando scrive e distrae noi quando lo leggiamo. Egli non piglia sul serio il lavoro produttivo del suo cervello e svaga di incidente in incidente e spende tanti volumi in una polemica vana coi gesuiti. Come dire che Cavour aveva pensato al soldo e giganteggiava come Voltaire rispetto a Rousseau, Gioberti Rousseau e invece Cavour Voltaire. Ricorderò in particolare il fatto che lega i due risorgimenti, per così dire, che il 30 dicembre del 31 l'Accordaire, l'Amnet, che era ancora diciamo Abate, e lo stesso Montalembert si recano a Roma per presentare il loro progetto di riforma della Chiesa al Papa, progetto che verrà respinto non subito ma con l'enciclica Mirari Vos. A Firenze si incontrano con alcuni dei padri del Risorgimento italiano, in particolare Gino Capponi, Raffaello Lambruschini e Niccolò Tommaseo. Ora, Tommaseo prenderà un'altra via, ma Capponi e Lambruschini parteciperanno molto attivamente agli anni, diciamo, del governo della cosiddetta destra, ma insomma del primo risorgimento italiano. Dopo il Mirari Vos, chi è che si stacca dal gruppo? È l'Amnet, non accetta questa condanna e nel 1934 scrive Parole d'un Croyant, che saranno nuovamente condannate dal Papa, e soprattutto più tardi, nel 1938, scriverà il Livre du Peuple, che dobbiamo tenere a mente per la conclusione che sto per portervi. Vorrei ricordare che in questo contesto non va lasciato da parte neanche il Leopardi, il quale nel suo Zibandone novembre-dicembre del 1820 ricorderà con entusiasmo il pensiero dell'Amnet, che era maestro di una generazione più anziana di Montalembert, di cui abbiamo parlato sin qui, e in particolare l'Essai sur l'indifférence en matière de religion, che legge a tappe e capitoli e ogni due settimane annota nello Zibaldone. Su questa via è dunque naturale che Cavour e De Santis si incontrassero nella lettura del Dante politico, ma vorrei però osservare che, pensando al Dante di Lamennais, Lamennais tradurrà Dante quando in miseria, lasciato da parte da tutti,
vive con i poveri e fino alla morte traduce la Divina Commedia. C'è una differenza, perché De Sanctis ha bisogno di un pensatore laico per la Nuova Italia, la sua Storia della Letteratura Italiana 1870-71 coincide con la presa di Roma, e lo individua in Machiavelli e non in Dante, al quale rimprovera un apparato teologico invadente, un impianto allegorico che a suo dire snerva la Divina Commedia. Al più, in un'altra frase celebre, Dante sarà il piedestallo su cui si eleva la statura della modernità, che non è Dante ma è Shakespeare. Questa è una, diciamo, congiuntura tipicamente italiana che ci portiamo dietro e che secondo me è anche una delle cause, dei limiti spesso della lettura politica dei compiti del nostro paese. Chi invece, come Lamennais, vede in Dante l'eroe degli esiliati e dei diseredati, giudica differentemente Dante. Uno di questi, come Lamennais, è Marx. Entrambi, Lamennais e Marx, credevano negli universali e non nelle nazioni. La conoscenza di Dante da parte di Marx è davvero impressionante e non si limita affatto e soltanto al cosiddetto realismo dell'inferno. Mirando egli a valori universali, non esita ad attingere anche alle parti più ostiche del paradiso. Così, per spiegare il rapporto tra merce e moneta, la merce è lì, la moneta è un elemento arbitrario di equivalenza, cosa fa Marx? Siamo all'inizio del Capitale, cita, e in italiano, pur essendoci l'ottima traduzione tedesca del Vite che va ancora oggi per la maggiore, per spiegare il rapporto tra merce e moneta cita in italiano il San Pietro del Paradiso, siamo ormai su alla fine del Paradiso, assai bene è trascorsa desta moneta già la lega e il peso, ma dimmi se tu ne l'hai nella tua borsa, cioè va bene, ti hanno esaminato su fede, speranza e carità, dici che tu sei un fedele, perfetto, questa è moneta, ma dimmi se ce l'hai nella borsa. Ora Marx era arrivato nella sua teoria a usare come modello per spiegare il rapporto merce-moneta quel capitolo di Dante, Paradiso, quando tutti l'avevano dimenticato. Ariege, insomma, nel Karl Marx di Treviri, che era una delle grandi capitali della borghesia illuminata europea, un profumo tutto italiano, e non si deve pensarlo così come viene spesso rappresentato, come un uomo terribile, anzi, nelle lettere, specialmente a Jenny von Westphalen, che era la sua fidanzata e poi moglie, vengono alla sua penna anche formule mozartiane, per esempio il più volte ripetuto in italiano, dopo aver dato le notizie a tutte le famiglie borghesi e ebree di Treviri, dice «e tutti quanti», chiude in italiano «e tutti quanti», che è formula del Don Giovanni, c'è atto primo, «è aperto a tutti quanti, viva la libertà». Certo Marx si ricordava bene «viva libertà», ma metteva anche «è aperto a tutti quanti». E egli stesso si firmava nelle lettere «il tuo Moro», sempre in italiano, forse nel ricordo del mercante di Venezia. Per arrivare alla fine, il Dante che emerge nel Capitale è compendiabile, direi, nella splendida citazione che chiude ancora una volta nella nostra lingua la prefazione alla prima edizione. Segui il tuo corso e lascia dir le genti, in italiano nel testo. Non meno nella prefazione al libro ultimo del Capitale, che ormai è di Engels, l'Italia, lo sto citando alla lettera, l'Italia è il paese della classicità,
dalla grande epoca in cui apparve nel suo orizzonte l'alba della civiltà moderna, essa ha prodotto grandiosi caratteri di classica ineguagliata perfezione, da Dante a Garibaldi. Ecco allora come Dante si collega dalle letture di Cavour a Marx all'idea di un risorgimento, Dante e Garibaldi. Questo, diciamo così, nella edizione tedesca, ma ancor più scorcio le citazioni che volevo fare perché mi sono impegnato a chiudere entro il 19:30, nella traduzione del manifesto del Partito Comunista, che è del 48, la traduzione italiana è del 93, Engels è ancora vivo, il traduttore genovese chiede una prefazione per l'edizione italiana e Engels, che si ricordava di quelle frasi di Marx, chiude la bellissima prefazione con questa frase, che è estremamente importante perché dice anche come dobbiamo ripensare l'Italia. La prima nazione capitalista è stata l'Italia, per ragioni evidenti. Qui sono nate le banche, qui sono nate le monete che hanno circolato di più in Europa, il fiorino, i commerci, i comuni. Quindi Marx e Engels riconoscono all'Italia questo compito di pioniere. Il chiudersi del Medioevo feudale, l'aprirsi dell'era capitalista moderna sono contrassegnati da una figura colossale, è quella di un italiano, il Dante, al tempo stesso l'ultimo poeta del Medioevo e il primo poeta moderno. Oggi, come nel 300, una nuova era storica si affaccia. L'Italia, ci darà essa il nuovo Dante che segni l'ora della nascita di questa nuova era proletaria? Londra, 1 febbraio 1893, tra l'altro anche uno degli ultimissimi testi scritti da Engels. Ecco, se noi prendiamo allora, ricapitolando, la formula cavuriana che viene dal Monarchia di Dante, se prendiamo questi testi che vengono, diciamo, da una condizione europea, che aveva però scelto Dante come eroe universale dei diseredati d'Amne, oppure di questa nuova era proletaria, Marx, si vede bene che oggi, per chiudere davvero, avremo bisogno di un nuovo Dante e di un nuovo Cavour, cioè personalità che sapevano pensare in universale e che avevano questo dono straordinario di vedere i fini ultimi e non quelli tattici. Grazie. Professore, posso, a nome della città naturalmente, omaggiarla con quello che è il nostro prodotto tipico, che è l'asparago, e in rappresentanza dell'Associazione Produttori di Asparagi di Sant'Ena voglio accettare questo dono. Sono gli ultimi asparagi di questa stagione. Ne sono molto fiero e goloso, quindi, e poi so che sono anche gli ultimi, quindi sono molto grato. Grazie infinite. Volevo lasciare al professor Ossola un ricordo di Sant'Ena. Ecco qua, ecco, questo è il castello Cavour, come ricordo di questa giornata. D'accordo, grazie ancora, grazie mille. Allora, adesso la banda musicale guidata dal maestro Maurizio Caldera ci allieterà con alcuni brani. E prima che la banda inizi volevo approfittare per fare alcuni ringraziamenti agli sponsor di questa manifestazione, che sono anche i soggetti che poi ci allieteranno lo stomaco con la degustazione che seguirà, che poi è una vera e propria cena, a partire dall'Associazione Produttore Asparago di Sant'Ena delle Terre del Pianalto, che sono anche i fornitori di questo bellissimo mazzo, l'Associazione Ristoratori di Sant'Ena, la Gelateria Basilicò, il Caffè Lombino di Villa Stellone, la Cantina del Conte di Granzane Cavour,
le ciliegie di Facundi Pecetto Torinese, il grissinificio Feiles, la ditta Rugger Lenti di Santena, la macelleria Crivello di Santena, la Proloco di Santena, il ristorante Andrea di Poirino e la pizzeria Lo Spuntino di Santena e per ultima la Tecnocal Progetti, che ha contribuito a finanziare quel bellissimo opuscolo sugli alberi del Parco Cavour che la signora Geno Irma ha sponsorizzato prima. Lasciamo quindi la voce alla banda musicale Canonico Serra, guidata dal maestro Maurizio Caldera, per il quale chiederei un applauso per il bellissimo silenzio fuori ordinanza che ha fatto prima all'ingresso della porta. Grazie maestro, la parola e la musica a voi. Con la banda musicale, con l'inno nazionale italiano, quindi vi inviterei ad alzarvi in piedi e a cantarlo insieme a me.